Ah, sono tornata! Ora, lo so, ho la voce nasale, ma sto molto meglio, semplicemente sono un po' tipo molto congestionata e ho anche l'herpes, ma ho messo il cerottino. Però mi mancavate, quindi eccomi qui con un nuovo video. E allora, escono tante novità, devo dire che il segmento novità è migliorato, cioè il beauty in generale è migliorato sempre di più. Oggi le tecnologie, anche applicate al make-up, sono sempre più belle, i pigmenti sono incapsulati sempre meglio, le texture sempre più long-lasting e sempre più setose. Però ci sono alcune cose, soprattutto queste, che sono 5, che sinceramente non me l'aspettavo. Cioè non è che pensassi fossero brutti, però non pensavo fossero così eccezionali questi 5 prodotti. E adesso vi dirò anche perché sono eccezionali e perché non me l'aspettavo. Dunque, numero 1. Ok, lo amo io, ragazzi. Victoria Beckham Per Augustinus Bader The Concealer Pen. Io lo utilizzo nel colore L1. Costa una fucilata? Sì. Lo ricomprerei? L'ho già riordinato, lo sto aspettando perché non voglio rimanere senza. Non mi aspettavo questa cosa, uno, perché è ricchissimo di principio attivo e di solito i prodotti sono un po' grassi quando hanno molta quota attiva e nel contorno occhi poi segnano, ok? In secondo luogo, non sono mai stata una grande amante dei correttori in penna. L'ho comprato perché è firmato da due grandi nomi e ragazzi, questo correttore è la vita, cioè per me è eccezionale. Cioè, voi adesso non potete vederlo, spero, ma ho delle occhiaie che arrivano al mento, ok? Sparite. E in più questo è proprio trattamento, contiene persino il brevetto TFC8 di tutta la linea di trattamento Bader. La perfezione. Che tra l'altro io ultimamente sto usando con il Best Skin Ever Color Corrector 02 di Sephora, altro prodotto secondo me stupendo, guardate quanto l'ho già consumato. Questa combo poi è bellissima, cioè non avrei mai pensato né l'uno né l'altro. A proposito, mi è arrivato l'ordine di Victoria Beckham che ho fatto perché è uscito un nuovo colore dei Casual Liner Satin. Questo è Orchid e mancava questo colore, secondo me, in gamma Victoria. Quindi, guardate che bello. È proprio un colore tipo, come dire, tipo un plum con una base però rosa antico, ok? È un colore bellissimo, tra l'altro lo sapete, le matite di Victoria sono bellissime, molto cremose, poi si fissano, molto belle nella rim interna. E quindi vabbè, questa è un extra, vi volevo solo segnalare che mi è arrivato l'ordine, che tra l'altro spediscono sempre in queste pouch comodissime che poi io tengo in borsetta per le cose che mi voglio prendere su. Poi, allora, qua non avrei mai scommesso, non perché non è buono il marchio, ma perché di solito questi tre colori sono solo carini, ok? Sono carini. Ragazzi, il nuovo kit di Natasha Denona è perfetto, stupendo. L'abbiamo usato nel mio ultimo tutorial, non so se è un video fa o due video fa, non mi ricordo. Comunque, ragazzi, questo trio di ombretti secondo me è una qualità eccezionale e la scelta dei sottotoni, dei colori è bellissimo. La matita top, io cioè adesso comprerò un altro di questo perché non voglio rimanere senza questa matita. È il top perfetto, veramente. Guardate la bellezza di questo colore. E io amo le Macrotech, lo sapete, da tantissimo tempo, ma questo kit, ragazzi, c'è cioè una veramente, non mi aspettavo una roba del genere. Cioè gli altri tre colori usciti per le feste di Natasha erano buoni, ma non a questo livello qua. Cioè questo è perfection, a mio avviso, e quindi non mi aspettavo una roba così, così eccezionale, ecco. Poi, non me l'aspettavo e non avevo assolutamente intenzione di comprare questa skin tint perché in generale io sono più da fondotinta, ok? Però questa skin tint l'ho vista recensita in un modo che ho detto, vabbè, sai che c'è? La proviamo. Ed è la Kylie Cosmetics skin tint. Okay. Il mio colore è il 2.5N, che tra l'altro è perfetto per il mio incarnato. Questa è recensita così bene che ho detto, ok, cioè, la devo provare. È una cosa incredibile. Cioè, allora, innanzitutto è abbastanza stratificabile per essere una skin tint. Cioè, non è più leggera di una BB cream. È più di una BB, meno di un fondotinta. Ok? Ma l'effetto che fa sulla pelle, poi non so perché sulla mano sembra così gialla, ma in realtà sul viso no, è piuttosto neutra. Ok? È idratante, infatti va cipriata, se avete la pelle mista. Però ha questa cosa che leviga l'incarnato e lo rende tipo polposo.
Non so come dire, ma è proprio bella, c'è proprio una bella skin tint, è proprio un bel prodotto. E tra l'altro mi piace molto anche il colore 3VV, quando voglio scaldare appena l'incarnato, però il mio colore è il 2.5N. E davvero, adesso capisco perché è recensita così splendidamente, questa è una skin tint bellissima, veramente bellissima a mio avviso. E loro dicono che... No, di shakerarla. Poi dicono weightless, breathable, che ha effetto blur, sono d'accordo, light to medium coverage, sono d'accordo, light to medium, cioè non raggiunge secondo me una coperenza media piena, flexible wear, natural finish, sono d'accordo. Se non amate il fondotinta pesante, se amate sulla pelle un risultato naturale, che però veramente, cioè che non sia come non aver messo niente, secondo me vi piacerà tantissimo questo prodotto, davvero. Poi, l'altro prodotto che mi ha... E qua, allora. Non me lo aspettavo, perché? Perché devo dire che questo marchio non è sempre sinonimo di prodotti da UFO. È la verità. Rem Beauty, il marchio di Ariana Grande, che ha fatto una collaborazione per Wicked, che poi è il film, il musical che sta per uscire, che ha come protagonista Ariana Grande, oltre che un'altra attrice di cui in questo momento non mi sovviene il nome. Comunque, e questo qua sembra un libro di magia, ok? Si chiama Ozdust. Io non ho ancora visto il film, che vedrò appena esce chiaramente, ma innanzitutto una cosa che ho adorato è c'è lo specchio, c'è il segnalibro come se fosse un libro, e c'è questo che innanzitutto sembra un approccio superato alla bellezza, e invece io l'ho goduto. Avete tre proposte di make up, di cui una semplice a tre colori, una a quattro, una addirittura a cinque, con scritto dove mettere ogni colore. Se magari vi intimorisce una palette grande o la guardate e dici sai che c'è, oggi non ho l'ispirazione, ecco, con quello sapete cosa fare. L'ho trovato molto utile, infatti non l'ho buttato e l'ho tenuto. Gli ombretti sono straordinari, cioè non pensavo davvero da Rem degli ombretti così belli, cioè per dire Bewitching, che credo sia il mio preferito insieme a Positively Green e Normally's Overrated, cioè Bewitching è una crema di pigmento pazzesco con marrone con riflesso verde, cioè è una roba, poi più lo sfumi, questo qua faccio vedere, più viene fuori il suo sottotono, con questo effetto che sembra che hai usato tre colori mettendo solo questo, occhi e piega. Colore stupendo, veramente stupendo. Oppure guardate, Normal is Overrated. What? Un tripudio di luce metallica a foglia grossa. Stupendo. Un altro colore molto bello, secondo me, è Perfectly Pink. Cioè no, è una cosa assurda. Questo è praticamente senza base colore, ma con tutti questi glitter, pigmenti a foglia grossa di due colori, quindi ti fa questo effetto di bagno di rosa e oro. Se lo metti su un matitone in crema, questo è... Oppure guardate Save Me This Dance, o non so, She's Phosphorescent, o Phosphorescent. Questo qua è ciao mare, veramente. Super duochrome, cioè è una palette bellissima, punto. Nel senso che, ma veramente una qualità, cioè non perché non trovi, non sto dicendo che il marchio è balordo, però ecco, è un po' up and down, cioè non è certo famoso per fare delle cose groundbreaking, ecco. Però, ragazzi, questa palette è eccezionale. Cioè, adesso vi faccio vedere anche il Positively Green, questo... verde matto, guardate il livello di pigmento, è tipo verde tavolo da biliardo. Questa palette mi è piaciuta moltissimo, e secondo me, se avete ad esempio un'amica o un amico che ama il trucco ed è fan di Ariana Grande, ad esempio, è una bellissima idea regalo, bellissima idea regalo in generale, secondo me, è veramente una palette bellissima, cioè, io non so, scioccata, davvero. Eh sì, ciao, l'ho messo sul bagnato. Vabbè, comunque, avete capito, un verde bellissimo. Veramente, non me l'aspettavo. Come? Non... Anche qua, scioccata. Questa è una novità di Wycon. Si chiama Water Sculpt. Io l'ho comprata non perché mi servisse il 250esimo ombrello in crema, ma perché quando ho letto che è tipo a base d'acqua, così, ho visto il video, credo sulla pagina aziendale, dove sembrava una texture strana, ho detto vabbè, lo prendo, sono curioso. Ho preso il colore 03 Coffee, che per me è perfetto.
è una roba stranissima perché tu lo tocchi e sembra acqua. Acqua, acqua gel, ok? E poi lo metti sulla pelle e l'effetto è super naturale, quasi stain. Non so se super naturale. A me questo piace messo con la sponge, ce lo so anche oggi. Io semplicemente lo prendo con la sponge, lo metto e si fonde con la pelle. Cioè, non so come altro dire. Si fonde letteralmente con la pelle. Tra l'altro, oggi ho molto caldo perché ho preso una medicina per, insomma, guarire alla svelta e mi vedo la pelle bruttissima, ma vabbè, dopo tanti giorni di influenza è normale. Meno male che invece il prodotto che ho usato per la base oggi mi piace tantissimo, ma credo abbiate già visto il video, quindi niente. Veramente bello, veramente naturale, poi si fonde proprio con la pelle. Bello, 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 cioè bello, bello innovativo tra l'altro, anche nella texture. Io non ho ancora provato a metterlo col pennello, ma vi aggiornerò. Poi, questo kit che ha fatto Glamzilla per Nudestix. Ora mi direte, Giulia, ok, ma a te è sempre piaciuto Nudestix? Sì. Ma questo qua è persino diverso da, cioè, sono persino migliori del solito. Il blush Dirty 30 è quello che ho su anche oggi, ma ci ho messo poi su un blush in polvere anche. È pigmento bellissimo, ok? Si sfuma tantissimo e diventa poudré sulla pelle con questo effetto naturale, ma è questo qua è bellissimo. Cioè, è proprio bello. E l'altro, ah, tra l'altro avete la serigrafia della firma di Glamzilla. E dall'altro lato avete bronzing e blush insieme praticamente. Quindi non fate altro che fare così. E vedete, da un lato avete il bronzer, dall'altro il blush, potete o sfumarli con un pennello, prima un lato poi l'altro, o sfumarli insieme e comunque vi rimane l'effetto definito, no? Belli, belli, bei colori, grande sfumabilità. Cioè, una formula che io conosco di Nudestix, non pensavo potesse uscire ancora meglio. Cioè, io scioccata. Queste sono sicuramente le uscite che non mi aspettavo, sarebbero state così tanto, cioè non ah buono, ah tipo eccezionale, così tanto qualitative. E mi permetto di fare un extra al volo per una crema corpo, di cui anche qua vi ho già parlato, ma ragazzi, io non lo so Fenty Skin cosa ha messo dentro a questo prodotto, però è straordinario. Questo qua è il Fenty Skin Butter Drop Hydrating Body Milk. Allora, innanzitutto si assorbe in un secondo, sembra acqua, ok? Tu tiri fuori questo latte e dici acqua. E dici no, questo non idrata. E invece non solo idrata moltissimo, ma la cosa incredibile che fa è che lascia la pelle glossata. Cioè anche quando lo metti, non so, del décolleté nelle braccia, se sei svestito o esci la sera così, lascia la pelle luce riflettente, come se fosse pregna di idratazione, proprio al limite del lucido. Lucida, direi, ok? Ma in senso buono, non unta. Perché in realtà il prodotto si asciuga, non so come dirlo, ma questa crema corpo è bellissima, bellissima davvero, meritava di essere messa in questo video. Bene, ah, non potete che sapere come, non potete capire quanto sono contenta di essere tornata e quanto sono infastidita dal cerottino per l'herpes che sento che si stacca. E innanzitutto volevo anche ringraziarvi perché mi avete scritto in tantissimi. Giulia, come stai? Scusate se non vi ho potuto rispondere, ma ho fatto un giorno intero a 40 di febbre, che non è scesa mai, né con la tachipirina, e credo sia stato sveglio, infatti, uomo ragazzi, sono proprio fortunata perché è stato sveglio tutta la notte, a mettermi le pezze bagnate, poi al telefono con la mia mamma, che non dormiva neanche lei, le pezze bagnate sulla fronte, sui polsi e sulle caviglie per cercare di abbassarmi la febbre, che non si abbassava. È stato bruttissimo. Il giorno dopo la mattina in farmacia a dire cosa devo fare, loro hanno detto no, ma se la febbre è così alta, mi hanno cambiato la medicina, un altro antipiretico praticamente, che però è anche antinfiammatorio. E lì ha iniziato a scendere la febbre, ma mai sotto i 38 e mezzo per i primi 3 giorni, e dopo qualche ora 39 e mezzo, 38 e mezzo, 39 e mezzo, così. E poi finalmente ha iniziato ad andar via la febbre, però sono rimasta così. Ma sono tornata! E quindi grazie della vostra presenza, anche se da lontano non potete capire quanto mi abbia fatto sentire meno sola, ecco, insomma, quindi grazie davvero di cuore.
Bene, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi raccomando, se vi va, pollice in su e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Vi voglio bene, un bacione.